Un calcio alla discriminazione, alla violenza. A Roma una partita dal forte valore simbolico. Ce ne parla Monica Pietrangeli. Fremono per entrare in campo. Sono tre giovani calciatrici afghane decise a raccontare con il bel gioco il desiderio di libertà, la voglia di affermare la loro passione e la consapevolezza di farlo anche per le altre. Noi alziamo la nostra voce da parte di tutte le donne del mondo, soprattutto le donne dell'Afghanistan. Competenze e capacità di muoversi in campo, malgrado l'emozione, si faccia sentire. Per lei dice che non posso dire con parole questa cosa che ho sentito oggi. È stata chiamata la partita della parità e del rispetto contro le discriminazioni per l'accesso equo a tutte le discipline, al di là del genere di appartenenza. Tutti schierati, giornalisti, sportivi, persone dello spettacolo, politici, da Amnesty a WISP, passando per Lusigrai, in vista della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Afghanistan ci aiuta a parlare non solo dell'Afghanistan, ma di tutto il resto del mondo, Europa inclusa, Italia inclusa, dove il tema della discriminazione sotto vari profili c'è, dove la violenza contro le donne c'è e raggiunge ogni anno numeri spaventosi. Per contrastare i fenomeni di intolleranza e razzismo che spesso si affacciano sugli spalti degli stadi, eccolo, lo sport che parla un'altra lingua, basta dargli voce. Auspicio è anche un po' quello che il legislatore metta rinnovata fiducia e anche le giuste risorse per sostenere un mondo straordinario.